amici, buonasera, buonasera, benvenuti a Paddock, penultima puntata della storia di Paddock su questa emittente. Dal primo di giugno cambieremo, poi la settimana prossima. No, beh, siamo licenziati. È la penultima puntata su questo canale. Dopodiché inizia una nuova storia, speriamo altrettanto divertente e duratura, visto che duriamo da tanti anni. Perché hai dei dubbi? Io no, allora, posso dirti. Io pensa no. Positivo. Se non pensassi positivo. Arturo, se non pensassi positivo. Allora, cosa hai combinato questa Alfa Romeo nella Mille Miglia? Signor Merzario, lei e Jarie, cosa avete combinato? Di tutto, di più. Vi rubo due minuti. L'hai rotta? Sì, si è rotta, però l'abbiamo riparata, siamo riusciti comunque, come io sostenevo, che anche in spalla, che era poi la filosofia dell'epoca, di quando correvamo noi, anche con quei signori qui, sono un po' anziani. Sì, i giovani non sono più. Che la filosofia era che la macchina comunque andava portata al traguardo, quantomeno ai box, per farla riparare. E noi ci siamo riusciti. E devo dire grazie all'FCA Heritage che ci ha messo a disposizione uno staff, no, di più, gli ingegneri per le centraline, quelle palle lì, no? Eravamo ricchi, naturalmente giovani. Giovani, molto giovani, appunto, volevo dire. Che non sapevano niente di automobili, però sapevano giovani, fare tutti giovani. Comunque abbiamo riportato, siamo partiti da Brescia, abbiamo riportato la macchina a Brescia con qualche minuto, qualche penalità di ritardo. Succede? Ma, no, cose che succedono, Pino, cosa vuoi? Strada facendo. L'abbiamo portata, siamo bravi. Super bravi vecchietti, poi ce la portate in studio appena la ricostruisco. Sì, perché adesso è in fase di ricostruzione. Va bene. Buonasera Perna, ciao Carlo. Posso fare un... Grazie per essere con noi. Ma ci mancherebbe, grazie a voi. Prima di parlare di moto, posso fare un titolo a tre? Sì. Che Valentino ha fatto il Marquez. Marquez ha fatto il Marquez. E Vignale ha fatto il Valentino. Poi discutiamo. Così già lanci già poi discutiamo. La discussione. Già, assolutamente, gli amici da casa. Bravo, Carlo. Cominceranno già a scrivere. Patrizio Cantù, buonasera. Ciao Patrizio. Buonasera a tutti, meno male che ha lasciato fuori le gomme, perché sì, ma lì apriamo noi dopo un capitolone. Ma hanno usato le 70 o no? No. Ecco, vedi? Ma dopo già lo dicevamo, Dopo abbiamo capito. Va bene. Al Mugello, esatto. Infatti chi è che ha messo in giro sta voce? No, nessuno. Nessuno l'ha messa in giro. Dalla settimana, la prossima gara parte il secondo mondiale di quest'anno. L'avete detto la No, 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 scherzo. Narducci, buonasera, ciao Adriano. Ciao Franco, ciao. Finalmente sono vicino a una bella dai, ragazza e molto brava. Visto che ci hai presentato tu, presentala, dai, che sono felice che Marta Corvioli. Ciao Marta. Non abbiamo segue, capito il nome. Marta Corvioli di Road Racing Core, è la più grande appassionata. Assolutamente sì, del molto mondo preparata. Road Racing, fantastico. Molto preparata. Marta, grazie per essere qui. Ciao. Grazie a voi, grazie. Tra l'altro sei prontissima a partire, domani parti per il Tourist Trophy. Sì. Insieme a, diciamolo, fidanzato, sì, che corre Marco Pagani nella 1000, giusto? Sì, Superbike. Superbike 1000. Dopo la 1000 miglia. Esatto, per cui è stata carina venire a trovarci. Dovevamo sentirci nella puntata della Northwest, ma eri incasinatissima per il tuo sito Road Racing Core a fare interviste. Ci sentiremo durante il TT, ci magari. Ci sentiremo durante il TT volentieri e poi da giugno farai parte di questa nostra avventura con le Road Racing Races sul nuovo canale, insomma, per cui sarai con noi dei nostri. Grazie per essere qui nel frattempo. Buonasera Palazzoni. Buonasera a te. Ciao. E ci dirai qualcosa delle prove che ci sono svolte a Barcellona? Sì. Certo, assolutamente. Sì. Assolutamente. Manca solo la Suzuki, poi ci sono. Vi diremo tutto. Beh, ma l'altro di Annone sarà stato con Belen dove? In può darsi, cosa sicuro. Cosa ne so? Non era segnato. Era segnato ormai. No, io non sono mai rassegnato, anzi più tenace. Va bene. Pino Allievi, buonasera Pino. Buonasera. Grazie, in partenza per Monte Carlo. Beato te Pino, ti invidiamo moltissimo. Sì. Sono felice di vedere con noi il dottor Claudio Costa, che è arrivato da Siena apposta per stare con noi. Ciao Claudio, grazie per essere qui. Sì, sono qui anche perché credo che una trasmissione sportiva è bella, perché canta le geste degli eroi, dei piloti, e credo che io non posso non cominciare con un pilota che conoscevo bene, che ho curato. E Niki Heiden entrò nella clinica e io pensavo che fosse un romagnolo, invece quando ha parlato era la cantilena del Kentucky come cowboy, e la cosa bella era che aveva degli occhi dolci, era pulito, bello, onesto, non l'ho mai visto arrabbiato, e la cosa più bella che ho potuto constatare è che dopo aver vinto un mondiale contro anche
un intramontabile Valentino contro Pedroso, contro grandi piloti. Capirossi c'era. Non era cambiato assolutamente, era rimasto quello che era prima, sempre sorridente, sempre contento. E devo dire che quando quella signora vestita di nera l'altra settimana l'ha preso dilaniandole su una macchina e schiacciandola a terra e cercando e riuscendoci a portarcelo via, si è dimenticato di una cosa, che la bellezza di un ragazzo come quello, un ragazzo che vorrei che tanti fossero simili a lui, uguali a lui, per la sua proprio grande fanciullezza, questo grande equilibrio, serenità, questa bellezza di equilibrio, questa meraviglia che il cielo ci ha recapitato. Io credo che a quella signora, voglio dire proprio con quelli che sono qui con me questa sera, che noi lo tiriamo su da quell'asfalto dove l'aveva schiacciato, perché ce lo portiamo dentro di noi, chiaramente con le ferite di quel giorno, ma noi col nostro amore, l'amore di tutti voi, cancelleranno quelle ferite per farlo diventare un qualcosa di immortale ed eterno, proprio per il bene che tutti avevano nei confronti di Nicky Hayden. Per questo io vi posso solamente dire che si può vincere la morte solo con l'amore che noi possiamo avere nei confronti di questi eroi del rischio, questi cavalieri del rischio, e che a un certo momento ci danno sì il dolore, ci danno le lacrime, ci danno la sofferenza, ci danno tutto quello che si può patire, perché delle volte dobbiamo sopportare quello che è una delle peggiori cose da sopportare, che è la perdita. Però voi tutti, so che tutti quelli che le vogliono bene, questa perdita la colmeranno, perché lo porteranno sempre nel cuore. Grazie Nick. Grazie Claudio. Presento anche Daniele Galbiati. Ciao Dani. Buonasera. Una lunga trasferta. Dario Tosolini, reduce da un podio questo fine settimana insieme agli amici Guareschi, che salutiamo. Sì, ciao, Dario, ciao. Complimenti. Tutti. Complimenti. Grazie. Con il tuo team, con la Segale, giusto? Sì, sì, con la Honda Segale. Perfetto, perfetto. Voglio ringraziare anche tutti quanti ci hanno seguito ieri sera. Grazie al prezioso aiuto di Luca Ricci abbiamo mostrato una serie di fotografie che hanno fatto veramente il giro, voglio dire, del mondo, perché una volta postate la stessa trasmissione ha avuto un seguito incredibile. Ci dispiace che sia stato un seguito dovuto a una tragedia così devastante, ma il fatto di fare anche luce e chiarezza su certi aspetti che riguardano, ahimè, il nostro paese, che spesso è vessato, comunque vittima di assurdità così incredibili come quelle che abbiamo mostrato ieri con la segnaletica che era assolutamente assente. È vero che Nicky ha probabilmente commesso l'errore più grave e fatale della sua vita, però purtroppo ci sentiamo dire che c'è stata una responsabilità anche di altri, e ci auguriamo che si faccia più chiarezza possibile per non lasciare che la morte di questo fantastico ragazzo sia una morte... Ci spieghi? Vi spiego volentieri. Adesso vi faccio vedere se abbiamo ancora le foto di Luca Ricci. Vi facciamo vedere la scena dell'incidente, Pino, perché ieri sera abbiamo dedicato un'ampia parte della nostra trasmissione Bob Gear a questo aspetto. Questa è la sede stradale. Luca Ricci, sicuramente molto più esperto di noi, ma ci ha spiegato tecnicamente che non c'è la dimensione prevista dalla legge. Questa è la parte che... Fermati un attimo, non andare avanti, Pasquale. Il tratto a 70 metri da qua c'è il punto dell'incidente. Come vedete c'è un cartello di dare la precedenza sulla destra che è stato stortato. Vedi che mi hai detto dov'è, perché tu, come probabilmente Nicky, non se ne è accorto di un cartello stortato da un trattore che è in posizione assolutamente invisibile. Sì, no, se proseguiamo a 70 metri da questo punto c'è un cartello di stop che è nascosto da una siepe a destra, e quella siepe non ci dovrebbe essere, perché non si possono piantare, ci spiegava Ricci, degli alberi o comunque piantumare in zona così prossima all'incrocio. Guardate il cartello stop dov'è, e poi questa è la cosa più assurda, la scritta stop non c'è
non si vede più, la scritta stop è completamente cancellata e non c'è la riga bianca che segnala praticamente il punto di arresto. Per cui è una situazione veramente allucinante. Vedete che non c'è, come ci ha spiegato Ricci sulla destra, vedete che inizia subito l'erba, non c'è quella corsia che dovrebbe essere giudicata in un tratto di viabilità urbana, dovrebbero esserci 50 centimetri di spazio al di qua della riga bianca, non c'è, per cui Nicky evidentemente, bruciando lo stop, si è buttato assolutamente sulla carreggiata e l'altro incolpevole protagonista lo ha fulminato. Che in Italia l'80% delle nostre strade sono così, purtroppo. Questo è Luca Ricci che misura la siepe, una siepe alta 2 metri in prossimità del cartello dello stop, praticamente non ha fatto altro che nasconderlo, per cui questo è il tragico. Scenografia di una morte assurda, quella di Nicky, che evidentemente purtroppo ha commesso, come dicevamo prima, un errore, però è finita come sappiamo. Ci piaceva ricordare questo aspetto. Io farei una cosa, un altro applauso a Nicky. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, così anticipiamo e poi ricominciamo dal motomondiale, passando per le road races e poi parlando anche di Monte Carlo. State con noi. Non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più, sai, sono esigente, più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano. Ciao Cesare. Ciao Franco. La mia macchina è un po' spenta, è giù di tono, non so cosa succede. Come mai? Quando hai cambiato l'olio l'ultima volta? Cesare, non lo so, l'ultima volta l'ha cambiato il meccanico, ma non so quando esattamente. Ah, può essere dovuto al fatto che magari l'olio l'hai cambiato tanto tempo fa e non sai neanche che olio hai dentro. Perché visto che sei qua non facciamo un'analisi già? Volentieri, sono molto apposta a trovare. Andiamo al laboratorio, andiamo. Sinenco è un'azienda con un laboratorio in grado di fare queste analisi. Inoltre, grazie al suo know-how storico e ai suoi macchinari estremamente avanzati, i risultati sono estremamente precisi e approfonditi. Da un'analisi si possono capire tante cose, come lo stato di usura del motore, lo stato del lubrificante stesso, se ci sono eventuali problemi al motore, e così capire quale olio è il più adeguato o se è sufficiente solo un additivo per un ciclo di pulizia del motore. La nostra enorme conoscenza in materia di lubrificante ci permette di consigliarti un olio di nostra produzione o, se necessario, di creare una ricetta ad hoc per le tue esigenze. Un po' come farebbe un pasticcere che produce torte su richiesta dei clienti. Sineco ha risolto i miei problemi. Chiedete anche voi i prodotti Sineco al vostro meccanico di fiducia oppure contattate direttamente Sineco agli indirizzi in sovraimpressione.